Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Si è svolto nella mattinata di oggi il consueto appuntamento dei giochi studenteschi provinciali, un evento voluto fortemente dagli enti locali che ha visto la partecipazione di molti studenti della provincia di Catanzaro presso la struttura sportiva del campo scuola. Abbiamo ascoltato le parole di Nicola Mondilla, dell'Atletica Fiamma Catanzaro, e dell'assessore allo sport del Comune di Catanzaro, Gianpaolo Mungo, soddisfatti per questa iniziativa. I campionati studenteschi provinciali vedono una grande partecipazione delle scuole. Sì, ringraziate Dio, sì, c'è stata una grande risposta delle scuole con la collaborazione dei professori che hanno portato un numero di alunni importante. Una manifestazione con circa 300 ragazzi di questi tempi è un buon monito per i giovani per fare un po' di sport. Qui abbiamo l'assessore che ci sta dando una mano alla gestione di questa struttura, che ovviamente è onerosa, però con una mano delle amministrazioni potremmo fare qualcosa di importante per i giovani, uno sfogo per i giovani, perché ci sia qualcosa da fare appunto in questa nostra città. Allora, assessore allo sport del Comune di Catanzaro, Gianpaolo Mungo, come diceva Nicola Mondilla, l'amministrazione comunale sta aiutando queste società per quanto riguarda anche il campo scuola. Chiariamo, loro hanno attraverso la SCAL una convenzione di uso, gestione e utilizzo della struttura ed è un buon investimento per l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione ha a che fare con professionisti di questo sport, con gente anche che ha fatto la storia di questo sport in questa città dal punto di vista dell'atletica insieme ad altre società, e quindi c'è un giusto connubio, una giusta amalgama. E chiaramente questa struttura avrà bisogno nel tempo di alcuni interventi tecnici, di riqualificazione, di ristrutturazione, perché l'amministrazione comunale intende dedicare interamente ed esclusivamente questa struttura agli sport dell'atletica e ad altre due discipline che poi si andranno ad individuare. Certamente il loro sforzo è uno sforzo importante, loro con le loro energie, con il loro sudore riescono a far sì che si possano realizzare in queste città importanti avvenimenti sportivi per quanto riguarda il campo dell'atletica come quello di oggi, dove si vede una partecipazione, una amalgama vera tra il mondo dei giovani e il mondo dello sport. Una cosa importante per la nostra città. Significa che Catanzaro deve riscoprire quello che è il gusto dello sport per i giovani.